trasmettiamo i programmi dell'Accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. La sostenibilità ambientale e la mobilità dolce diventano temi urgenti e centrali sempre più al giorno d'oggi per la definizione degli spazi urbani, la valorizzazione del territorio nell'ambito umano e socio-economico. Per questa ragione la valorizzazione del patrimonio culturale del Piemonte è diventata una forte motivazione di sviluppo territoriale. È proprio in questa direzione che l'Associazione Torinese Culturale, Incubatore Culturale, ha lavorato per promuovere stili di vita attivi, per valorizzare il territorio e incentivare la tutela e il rispetto per l'ambiente. Dal 2016 l'incubatore culturale ha portato avanti progetti quali mostre fotografiche, laboratori, workshop, festival e altro ancora. Il tutto rigorosamente in chiave green, al fine di favorire percorsi di economia circolare, riduzione di consumi, di stimolare la consapevolezza della cittadinanza su temi caldi quale la limitatezza delle risorse del pianeta. Nel primo intenso e meraviglioso biennio di vita, l'incubatore culturale si aggiudica un bando pubblico legato a Corona Verde, progetto fortemente voluto dalla Regione. Quindi la valorizzazione dei borghi urbani, la sostenibilità sociale e ambientale continuano ad essere pilastri portanti dei lavori svolti dall'Associazione. A scadenza del bando nel settembre 2018, la squadra dell'incubatore, spinta da forti motivazioni che la animano, ha deciso di continuare il suo percorso di sensibilizzazione della comunità piemontese. Tre progetti virtuosi realizzati, spicca il lavoro realizzato sulla Corona di Delizie, itinerario turistico ciclopedonale di 90 km, che offre la possibilità di apprezzare le bellezze naturalistiche dei parchi metropolitani e le indubbie bellezze storico-architettoniche delle residenze reali, che dal 1997 sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'incubatore è stato incaricato da Regione Piemonte di realizzare una mostra fotografica itinerante, che racconta il percorso nella stagione invernale e allo stesso tempo un video promozionale che descrive al meglio il circuito. Per l'occasione abbiamo chiesto all'ideatore di Corona di Delizie, l'attivista FIAB Mario Agnese, di raccontarci come è partita questa iniziativa. La proposta della FIAB Torino Bici Dintorni nasce nel 1999 e si rivolge soprattutto alle famiglie per poterle indirizzare su un modo di muoversi e di fare turismo sostenibile. L'itinerario di 90 km che arriva a 112 sulle varianti può essere una proposta per fare del cicloturismo qui nella zona di Torino e riteniamo che sia anche molto sicuro, poiché sia per ciò che riguarda la percorrenza, perché le strade sono molto a basso traffico, sia per ciò che riguarda anche l'orientamento, perché ci sono ormai 500 segnali e quindi non ci sono pericoli di perdersi. Una nuova ottica questa di vivere e visitare il territorio. Ed anche la città di Torino si sta facendo trovare pronta. A questo proposito abbiamo voluto domandare a Daniela Broglio, direttrice di Turismo Torino e Provincia, verso quale direzione andrà in futuro il capoluogo piemontese. Corona di Delizie rappresenta una quasi perfetta offerta turistica per le esigenze del turista attuale. Una forte e importante offerta culturale con le residenze reali sabaude, ma vissute in modo diverso, in modo, come si dice, slow, green, turismo lento e quindi con la bicicletta, aiutati tra l'altro, e questo è anche importante per tutte le età e tutte le fasce di turisti, con magari una bicicletta a pedalata assistita e quindi attraverso i parchi con un bel collegamento con la grande città del Piemonte, veramente un'ottima proposta per il turista attuale. Con la speranza che i progetti video e fotografici siano riusciti a dare un punto di vista inedito e stimolante, non vi resta che salire in sella alla vostra bici e iniziare a pedalare nelle meraviglie che il territorio piemontese ha da offrire. Grazie a tutti per l'attenzione e per ulteriori informazioni e per conoscere meglio l'associazione visitate il sito incubatore.it e la pagina Facebook Incubatore Culturale.
Grazie e buona pedalata. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per l'attenzione. Mi chiamo Paolo Petrucci, sono vicepresidente della Lega Coop Piemonte e mi occupo di un particolare tipo di cooperativa, le cooperative sociali. Approfitto di questo spazio perché da poco è uscito un rendiconto sui dati delle cooperative sociali in Piemonte e quindi ve le posso dire. Posso dire che sono 700 cooperative, di cui aderenti alla nostra centrale cooperativa sono 100. Quindi una cooperativa su 7 è aderente a Lega Coop Piemonte. Ma la cosa più importante è che ci sono, rispetto agli addetti, pensate che questo settore in Piemonte occupa 47.000 addetti, di cui 13.000 sono soci o dipendenti delle cooperative sociali aderenti a Lega Coop. Quindi un lavoratore su tre aderisce appunto a cooperative del nostro settore. Che cos'è una cooperativa sociale? Lo ricordo brevemente perché, come dicevo, è un particolare tipo di cooperativa. Innanzitutto è una cooperativa, quindi vuol dire che ci sono delle persone che hanno una professione, tendenzialmente una professione non forte, sono operatori sociali, educatori, operatori sociosanitari, che si mettono insieme per poter vendere meglio la loro professione. E questo lo fanno appunto mettendosi in cooperativa. Però sono anche persone che sono vocate a fare gli interessi anche della comunità nella quale loro lavorano. Per questo sono sociali, perché hanno tutti un interesse anche a rappresentare le opportunità, a proporre, rappresentare le opportunità che possono nascere nel territorio a favore delle persone, spesso delle persone più in difficoltà. Nello stesso tempo le cooperative sono anche, si chiamano cooperative sociali di inserimento lavorativo, sono anche qui dei lavoratori che si mettono insieme per accogliere persone che sono in difficoltà e farle lavorare con loro, e in questo sta la loro socialità. Complessivamente sono delle imprese ed è importante che questo venga riconosciuto, perché sono delle imprese che hanno una vocazione al benessere, diciamo, delle comunità nelle quali lavorano. E da queste comunità devono essere sostenute proprio per la loro finalità. Oggi, in questo momento, queste cooperative hanno avuto un passaggio importante, hanno rinnovato il loro contratto di lavoro. E il rinnovo del loro contratto di lavoro vuol dire più risorse che possono in qualche modo andare ai loro soci e ai loro dipendenti. La cooperativa serve proprio per cercare di dare le migliori condizioni di lavoro a queste persone e il contratto di lavoro è una regola importante. Le cooperative nostre aderenti a Lega Coop si impegnano e stanno realizzando questo, cioè danno le condizioni come minimo contrattuali nel rapporto dei loro dipendenti e dei loro soci. Rispetto a quello che stanno facendo invece le cooperative di tipo B, sono ormai imprese importanti nell'ambito della pulizia, nell'ambito della logistica, nell'ambito della raccolta differenziata e l'impegno, diciamo, per la sostenibilità dei nostri territori e del nostro pianeta. Quindi quello che voglio invitarvi è di conoscerle. Il modo più semplice per conoscerle è mettersi in contatto con noi attraverso la nostra organizzazione Lega Coop Piemonte, di cui trovate riferimenti nel video che in questo momento stiamo registrando per voi. E vi ringrazio dell'attenzione e se potete, state vicino alle cooperative sociali del Piemonte.
L'associazione Intercultura, nata nel 1955, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Essa promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno più di 2200 ragazzi delle scuole secondarie a studiare e a vivere all'estero. Allo stesso modo permette a più di 1000 studenti provenienti da tutto il mondo di vivere in una famiglia e di frequentare la scuola italiana. L'associazione è gestita da migliaia di volontari che operano nel settore educativo e scolastico per sensibilizzarlo ad una dimensione internazionale. Volontari come Anna Maria e Nadine, che dedicano il loro tempo libero per il nostro progetto educativo interculturale. Mi chiamo Nadine Sheire, ho 28 anni, lavoro in un ufficio a Torino e mi occupo di controllo di gestione. Conosco l'associazione Intercultura perché ho partecipato a un programma estivo in Irlanda nel 2008 e da quando sono tornata sono entrata all'interno dell'associazione e ho partecipato alle varie attività di volontariato. Quest'anno sono presidente del centro locale di Cuneo e più o meno dedico al volontariato una media di 2-3 ore a settimana. Ci sono dei periodi più intensi, come da settembre a dicembre, e dei periodi invece un po' più scarichi. A chi mi dice che non ha tempo da dedicare al volontariato, voglio dire che se veramente una cosa ti appassiona e ti regala delle emozioni, trovi il tempo e riesci a organizzare il tuo tempo libero in modo da dedicare qualche ora a settimana al volontariato. Una parola per definire la mia esperienza come volontaria in Intercultura credo possa essere gratitudine. Gratitudine negli occhi dei ragazzi che riescono a partire grazie a Intercultura, gratitudine da parte dei genitori che ci affidano i loro ragazzi durante le selezioni e le formazioni e anche da parte delle persone che vengono in contatto con la nostra associazione. Mi chiamo Anna Maria Cafferati, ho 61 anni, lavoro, sono un'assistente sociale e ho una famiglia, marito e due figlie, una figlia di 27 anni e una figlia di 23 anni. Il mio lavoro, faccio l'assistente sociale come ho detto, un lavoro molto impegnativo che mi occupa parecchie ore alla settimana, diciamo dalle 36 alle 40 ore settimanali. Sono volontaria di Intercultura dal 2010 nel centro locale di Rivoli. Attualmente svolgo la funzione di responsabile formazione e sviluppo, incarico che mi porta ad aiutare a formare i volontari all'interno del centro locale, gli studenti in partenza, le famiglie che ospitano, le famiglie che inviano i ragazzi all'estero. O mi occupo di relazionare col territorio, con le scuole per fornire loro momenti di formazione relativi all'interculturalità. Sono anche formatore dell'associazione per i volontari del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ovvero forniamo a loro momenti di formazione perché si preparino ad affrontare il lavoro di volontario. Tutte queste attività mi occupano all'incirca un 40-50 ore al mese, dipende dai periodi dell'anno, dipende dai momenti, quindi possono essere intere giornate oppure anche solo quella mezz'ora tutti i giorni per una telefonata, una mail, un contatto. Perché diventare volontario Intercultura? Perché dare del proprio tempo a Intercultura? Perché è un modo per passare un tempo qualificato. Può essere un piccolissimo tempo con una poca energia e poi è un tempo che si può anche dilatare, si dilata in termini di ore ma si dilata anche tanto in termini di contenuto e quindi è una qualificazione secondo me del proprio tempo libero, il proprio tempo per stare insieme ad altre persone. Sono contenta di aver fatto questa scelta, per ora non mi sono dato un tempo di chiusura, in questo momento ci sta nella mia vita, nei miei altri impegni e quindi per ora ho deciso e sento di poter continuare. Per descrivere la mia soddisfazione nell'essere volontario di Intercultura sceglierei una parola e la parola è seminare. Seminare che significa piantare semi di speranza, semi di conoscenza, semi di curiosità, semi di crescita, perché sicuramente questi semi comunque li piantiamo e comunque daranno frutto. Per maggiori informazioni sull'associazione o su come diventare volontari visitate il nostro sito www.intercultura.it. Thank you.
Che fine fanno tutte quelle persone che sacrificano la vita per un bene più grande? Poliziotti, carabinieri, pompieri, militari, magistrati, caduti al servizio della comunità, finiscono nell'oblio. E con loro le loro famiglie. Per fortuna esiste un'associazione che si batte affinché queste persone vengano chiamate con il loro nome, vittime del dovere. Chi dona la vita per gli altri resta per sempre. Buongiorno, sono Luisella Pozzani di Uni, l'ente italiano di normazione. Oggi parliamo di sicurezza dei giocattoli, ne parliamo con Alberto Monteverdi, responsabile della comunicazione Uni. Buongiorno. Prima però ricordo brevemente che Uni è un'associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che da quasi 100 anni studia e pubblica le norme Uni, che sono documenti di applicazione volontaria che stabiliscono come fare bene le cose, con più qualità, più sicurezza e più rispetto per l'ambiente. Queste norme sono un concentrato di conoscenza che viene messo a disposizione sia delle imprese per realizzare prodotti e servizi migliori, sia dei consumatori per fare scelte più consapevoli. Parliamo appunto di giocattoli, che sono molto importanti perché permettono al bambino di sviluppare le proprie capacità mentre si diverte, mentre gioca appunto. Ma quando si possono considerare sicuri? Beh, fondamentalmente quando rispetta le norme Uni. C'è una famiglia che si chiama Uni EN71 di norme, per cui quando i giocattoli sono fatti seguendo le indicazioni di questa serie di norme, automaticamente rispettano la legge europea sulla sicurezza dei giocattoli, che si chiama appunto Direttiva Giocattoli. E quindi automaticamente i giocattoli sono sicuri per un uso normale, ma anche per degli usi un po' di confine, che solitamente i bambini possono fare dei giocattoli. Giocattoli sono quegli oggetti con cui i bambini giocano fino a una fascia di 14 anni. E che cosa dicono queste norme? Allora, queste norme stabiliscono una serie di requisiti e di metodi di prova che servono a minimizzare i rischi da un uso appunto normale o comunque prevedibile di questi oggetti. Le famiglie di rischio più importanti sono quelle del taglio, dell'intrappolamento, del soffocamento e della tossicità fondamentalmente. Ci puoi fare qualche esempio? Sì, dunque allora, per la tossicità la norma prevede delle prove che simulano il contatto prolungato tra il giocattolo e la saliva, perché è tipico che i bambini si mettano i giocattoli in bocca, quindi vengono prelevati dei piccoli campioni del giocattolo e vengono messi in provetta, naturalmente in contatto con saliva, succhi gastrici, in modo poi da poter misurare se c'è stato un passaggio di sostanze tossiche dal giocattolo al bambino. Poi vengono anche fatte delle prove
sull'infiammabilità, che naturalmente devono tutte abortire perché non devono essere infiammabili. Al limite, se è avvicinata una fiamma al giocattolo tipico che si infiamma, che è il peluche, viene misurato se naturalmente la fiamma si propaga e con quale velocità, oppure con in quanti secondi si autoestingue e non dà altri rischi. C'è qualche altro esempio sulla resistenza? Sì, ce n'è uno che riguarda quei giocattoli che sono destinati a reggere il peso dei bambini, tricicli, piccole biciclettine, e vengono fatti proprio degli stress test, quasi dei crash test come per le automobili, applicando delle forze, dei pesi in funzione della fascia di età per l'uso del giocattolo. Ogni anno si registrano numerosi sequestri di giocattoli pericolosi. Secondo il Safety Gate, che è il sistema di allerta rapida europeo proprio per comunicare il ritiro dal commercio di tutti questi prodotti pericolosi, nel 2018 il 31% delle segnalazioni riguardava proprio i giocattoli. E il maggior rischio segnalato è quello del soffocamento. Ci sono dei controlli che noi adulti possiamo fare su questi prodotti? Sarebbe corretto provare a vedere se il giocattolo ha delle parti piccole che, con una trazione, con una forza ragionevole, insomma, quello di un bambino piccolo, si stacchino, o meglio, che non si stacchino, bisogna verificare. E poi non ci siano parti spongenti, dei bordi taglienti, o sui giocattoli più grandi non ci siano delle aperture dove le dita si possono incastrare, tanto più se il giocattolo ha delle parti in movimento. In generale, poi, anche se è una rottura, leggere sempre le istruzioni di sicurezza. Se ci sono poi istruzioni di montaggio, ha maggior ragione leggerle bene. Ecco, c'è poi il discorso della fascia di età. Che cosa ci puoi dire? Certo, c'è addirittura una norma mondiale che mette in correlazione le fasce di età dei bambini con le tipologie di gioco, in modo che i produttori possano assegnare ai loro giochi la corretta fascia di età di destinazione. In vista delle prossime festività natalizie, c'è qualche consiglio che puoi dare al volo per sensibilizzare chi sceglie un regalo, chi sceglie un giocattolo? Cercare che ci sia la scritta UNI EN 71, vuol dire che il giocattolo è a norma, e poi soprattutto leggere sempre le istruzioni e guardare le fasce di età. Benissimo, ricordo che tutte le informazioni sulla nostra attività si possono trovare sul sito www.uni.com. Ringrazio nuovamente Alberto Monteverdi e tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Arrivederci. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.